Io ho lanciato personalmente la petizione per chiedere che l'arte visione napoletana fosse iscritta nella lista dei beni immateriali dell'umanità, cioè le tradizioni, le conoscenze che vengono tutelate dalla più grande organizzazione culturale delle Nazioni Unite. Siamo riusciti a raccogliere oltre 1 milione di firme, da oggi lanceremo la campagna per stare e arrivare in oltre 100 paesi, siamo già in 30, col contributo del Ministero degli Esteri, il Ministero delle Politiche Agricole, di tante organizzazioni, tra cui la Coldiretti, la CNA, ma anche le associazioni, quelle dei pizzaioli napoletani, il Pizza Village. Nel 2017 vogliamo avere il sì definitivo dell'UNESCO. Difendere un prodotto simbolo come la pizza e portarlo nel mondo quando è la vera pizza napoletana vuol dire portare i nostri territori, portare il lavoro dei nostri agricoltori, portare un patrimonio di tradizione incredibile. Questo è un esempio grande di quello che vuol dire portare il cibo italiano nel mondo e quindi l'impegno forte rispetto alla difesa, rispetto al falso Made in Italy che circola in tutto il mondo, quei 60 miliardi che danneggiano la nostra economia ma che possono essere sostituiti da vero prodotto agricolo italiano, da vero cibo italiano. Questa è la missione di sempre e la pizza è un grande esempio dei risultati importanti che possiamo portare. Gli agricoltori italiani non sempre sono in salute, abbiamo svolto e stiamo svolgendo settimane di mobilitazione ad esempio sul prezzo del grano. Il prezzo del grano duro ormai che è sceso veramente a un livello insostenibile, 16-18 centesimi al chilo, siamo a dei livelli di prezzo di 30 anni fa. Abbiamo bisogno di proseguire un percorso intanto per dare aiuti economici e finanziari alle imprese coinvolte. Sono stati fatti molti passi avanti in questi anni, indiscutibilmente, ma ancora serve ottenere e obbligare l'Unione Europea a prevedere l'etichettatura di tutti i prodotti. Noi dobbiamo sapere un prodotto da dove arriva, qual è l'origine agricola del prodotto, oltre che il momento della trasformazione. E credo che dobbiamo riuscirci, perché è chiaro che per avere prodotti buoni dobbiamo conoscere come sono fatti e sappiamo tra l'altro che la pizza è il prodotto più consumato del pianeta e noi vogliamo che quando si parla di pizza napoletana questa sia davvero napoletana.